Una delle forme di aggregazione musicale più affascinante è quella dell'orchestra. Oggi parleremo dell'orchestra della St. Louis, la scuola di Roma, l'argomento che ci consente di parlare di musica. In collegamento via Skype abbiamo il direttore della St. Louis Big Band, Antonio Solimene, benvenuto. Ciao, bentrovati, grazie. Allora Antonio, quando nasce questa orchestra? Cominciamo con le domande facili, dai. Dunque, l'orchestra, la St. Louis Big Band, in realtà è vecchia quanto il St. Louis, a essere precisi, quindi ha oltre 30 anni di storia e ha visto prima di me degli straordinari musicisti alla guida di questa formazione, Gianni Odi, Bruno Biriaco. Io arrivo da due anni e mezzo all'incirca come erede di questa grandissima tradizione della Big Band del St. Louis. Possiamo dire che la St. Louis è una delle scuole più rinomate e importanti non solo della capitale ma proprio d'Italia. Direi sicuramente nel panorama nazionale una delle scuole che affronta in maniera più seria e per l'appunto professionale la formazione del musicista di musica moderna e non solo oggi in Italia, sì, sicuramente. Quanti elementi ci sono in questa orchestra che dirigi? La formazione è una big band tipica, per cui abbiamo 5 trombe, 5 sax, 4 tromboni, la ritmica al completo, un paio di cantanti, giriamo intorno ad una ventina di persone. Noi fra l'altro stiamo vedendo alcune immagini della vostra ultima performance in Campania al Nick La Rock Festival. Volevo chiederti, i componenti di questa orchestra quindi sono tutti allievi che frequentano i corsi di strumento presso la St. Louis? Dunque, buona parte di loro sono già diplomati, perché ovviamente il livello dell'orchestra è abbastanza alto, quindi è un po' il punto d'arrivo di una formazione che arriva un po', diciamo, al termine di un percorso, possiamo dire, formativo. E oltre ai più bravi allievi che insomma si sono diplomati o stanno lì per diplomarsi, ci siamo così avvalsi lì dove si sono creati dei buchi di alcuni professionisti che all'esterno vengono a portare la loro esperienza a questi giovani musicisti che stanno tracciando il loro cammino professionale. Tra l'altro la St. Louis non è solo scuola, ma è anche addirittura, da come vedo da questo disco, anche una etichetta discografica che ha prodotto questo disco registrato dal vivo, distribuito a Egea. Esattamente, la bellezza di questa struttura scolastica è che supporta l'allievo dall'inizio, possiamo dire, fino al punto ultimo, il punto più alto d'arrivo. C'è la scuola, c'è il management e c'è l'etichetta discografica, per cui gli allievi più bravi vengono seguiti attraverso i saggi che si fanno, i molteplici saggi che si fanno durante l'anno. I più bravi vengono messi a disposizione le possibilità del management, per cui c'è la possibilità di fare concerti, e i più bravi vengono anche selezionati dalla Jazz Collection per fare delle registrazioni e distribuite in Italia, come è capitato per noi, dall'Egea, una prestigiosa distribuzione discografica. Senti, questo disco live in studio, un repertorio variegato, come è nata la scelta per di questi brani? Dunque, la scelta dei brani è nata all'insegna della varietà. Se tu vedi i titoli, passiamo dallo swing di Sister Sadie al funky di Caravan, attraverso vari generi, Latin di Manteca e anche Fusion di Birdland, per cui volendo essere una palestra per i giovani musicisti e non solo, ho preferito scegliere un repertorio che si muovesse in stili diversi per dare la possibilità di sperimentare proprio varie formazioni artistiche. Fra le immagini che stiamo vedendo nella vostra esibizione c'era anche un ospite a San Giorgio a Cremano, un ospite importante. Sì, abbiamo avuto il piacere e l'onore di dividere il palco con Marcello Rosa. Insomma, cosa dire, Marcello non ha bisogno di presentazione, è una figura storica del jazz italiano. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi e per noi è stato un onore, una gioia, una soddisfazione e una possibilità di apprendere direttamente da chi ha vissuto il jazz in Italia da oltre 40 anni tante esperienze, tante cose che ci hanno praticamente arricchito a me personalmente e sicuramente anche a tutti i giovani musicisti che con me hanno condiviso questa esperienza.
Una domanda che ogni tanto mi capita di rivolgere ai miei intervistati. In una società così fortemente votata all'individualismo, come si sopravvive con un'orchestra? L'orchestra è un amore che deve essere, deve incontrare d'altra parte chi la vuole dividere con amore. Il fascino straordinario della condivisione è che in un'orchestra la somma è sempre maggiore del totale che viene fuori. Per cui se ognuno vale 10, 10 persone non fanno 100, ma fanno 200. Chi riesce a conoscere la bellezza di questo risultato, che oserei definire quasi magico, se ne innamora e diventa praticamente un affiliato fedele che poi non riesce più a fare in meno di questa straordinaria esperienza che è la condivisione della musica. Antonio, abbiamo precedentemente anche intervistato Salvatore Russo, che è docente della vostra filiale, definiamolo così, di Brindisi, quindi la St. Louis allarga i propri confini anche al di fuori di Roma. Sì, allarga i confini al di fuori di Roma, trasportando così, esportando un sistema, una metodologia di insegnamento che sul territorio è stata dimostrata nell'arco di oltre 30 anni di attività didattica, un sistema che ha funzionato, funziona, e quindi è stato così, in un pacchetto, trasportato in una realtà che non ha molti punti di riferimento in questa direzione. Per la St. Louis sicuramente un piacere quello di trasportare sul territorio nazionale la propria didattica, i propri programmi e le proprie metodologie. D'accordo Antonio, ti ringrazio di essere stato nostro ospite e in bocca al lupo per la vostra attività didattica. Quindi l'orchestra oggi ci ha consentito di parlare di musica.